sei anche tu leopardata. Ho delle tracce di Gaga. Tracce di Gaga in me. Le hai strappato dei fiocchi. Dei brandelli. Dei brandelli. Come stai? Bene, Fabio. Dove ti è andato nell'occhio? Chiamami Lady Litty adesso, scusami. Lady Litty. C'hai un'invidia, sì, ma quanto è figa. Lady Oscar. Vabbè. Comunque, lei è Germanotta, io Gianduiotta. Poi tra l'altro ho notato che è più bassa di me. No. Di 2 centimetri. No, assolutamente. C'aveva i tacconi. Ho controllato anche su Google, amico mio. Su Wikipedia, ho controllato, caro mio. Cosa fai? Stai qui o ti No, sono contenta perché non si è vestita come era nelle prime presentazioni. Era vestita di viola con lo strascico. Ho detto, se viene così Fabio gli vengono dei vermi. Ma dei vermi invece no. Però guarda che col look ci va bella tosta, spessa. Sì. Sì. Beh, abbiamo parlato un'ora di... cugine di campagna, sai che non niente da dire. No, perché si sono incazzati questa settimana con i Maneskin, sì, che hanno detto che gli hanno copiato il look. Però si erano incazzati nel 2017 con lei. Pure. Ma anche con Lady Gaga. E lei non se l'è gagati, ovviamente. Capisco che magari abbia tanto da fare. Senti, allora... No, e pensa che i cugini di campagna gli avevano anche scritto... A te? No, mi sta andando per attraverso il ciclese. Avevano scritto a lei. Sì, sarebbe una bella cosa, ma cos'hai? No, piango. Mamma mia, che invidiosa. No, dicevo che avevano scritto una lettera in inglese firmandosi cugini di campagna, Country Cousins. No, ma perché a me quella roba lì mi aveva fatto ridere. Perché come se Ranieri... Sono miei amici, devo salutare. Ma sì, ma scherziamo, però diceva come se Ranieri si firmasse Run Yesterday, o Liga V e Liga Co, capito? Comunque, bene, molto simpatica, mi piace come molto canta, simpatica. Mi piace come recita, pazzesco, è proprio brava. Pazzesco. E poi è una normale, carina, simpatica. Beh, che normale, insomma, diciamo, è una pop star, fa delle cose eccentriche, ma meno male. Beh, è normale, cioè due gambe, due braccia, un solo cervello, ma come canta Silvestri, sì, è normale. Sì, certo. Comunque, a proposito di donne in gamba... Come canta bene, peraltro. Come canta bene. Mamma mia. No? Te l'hai fatto... L'hai chiesto... Le parole, non ho capito cosa... L'hai chiesto... L'hai chiesto il numero di Bradley Cooper. Gliel'hai chiesto. Non mi è sembrato delicato. No. Secondo me qualcosa c'è stato. Vabbè, adesso non si parla degli... È andata via. Forza. Comunque ti dicevo che, a proposito di donne in gamba, ne abbiamo una anche bravissima in Italia. A Bari, ed è la dottoressa Spica. Vediamo. Bari, dottoressa da record, 23.000 vaccini in 10 mesi. Antonella Spica da sempre in prima linea nella lotta del Covid. Pensa, ha cominciato a vaccinare nel marzo del 2020, non ha mai smesso. Meno male. Ma sabati, domeniche, ma c'è altro che Guglielmo Tell. Lei continuamente, giorni della merla, zan, ferragosto, zan, sabati, domeniche, continuamente. Così si fa, vero. Così si fa. Ecco, altro che Spica, Stica, direi. Luciana! 23.000 vaccini in 10 mesi. Abbi pazienza, la siringa più veloce del sud. Tra l'altro mi chiedo come è riuscita a farlo, perché ho fatto il conto, sarebbero tipo 76 vaccini al giorno. Ma minchia, 76 vaccini, cioè che gli spedivano il braccio a casa i suoi pazienti. Poi non ne ha sbagliato uno, sai, la fortuna è cieca ma la Spica ci vede proprio benissimo. Quindi io chiederei a Fuertes, il nostro amministratore delegato Fuertes, di fare una puntata speciale. Fuertes, però... Io lo chiamo Fuertes. Ma non puoi, non puoi. Lo chiamo Fuertes, va bene? No. Allora chiediamo a Di Mare se fa una... Di Mare è il direttore di Rai 3. Sì. Di Mare, che bel cognome, non come mette, Littizzetta, Fazio, Di Mare è veramente un cognome meraviglioso. Vabbè, cosa vuoi chiedergli? Vorrei chiedergli di fare una puntata speciale Spica Gonzales, proprio su di lei, su questa signora meravigliosa. Una puntata veloce. Ma guardala, poi è anche bella. Una puntata veloce. Veloce, certo, bellissima. No, era una battuta. Gonzales. Comunque. Vabbè. No, le darei anche una medaglia, perché le donne sul lavoro sono sempre penalizzate. Ne parlavano proprio l'altra sera da Vespa, guarda. Ecco, perché le donne sono penalizzate? E chiediamocelo, Vespa, Bruno, guarda.
sulla puntata, perché le donne sono penalizzate sul lavoro, ci sono 4 uomini a parlare. Vabbè. 4, eh? Cioè. Vabbè, come colpevoli. No. Vabbè, ho capito. Per responsabile. Vabbè. Se c'era una quinta sedia, non c'era un uomo, mettevano un mulo piuttosto. L'unica donna che c'è ha la mascherina e messa di taglio. E va già bene, che non fosse dietro un paravento che si vedeva solo la mano come nel teatro Kabuki, eh? Allora, consiglio la prossima volta, quando si parlerà della tassa sugli assorbenti, sì, se poteva invitare il coro degli alpini tutto insieme, che così mi sembrava veramente la soluzione migliore. Va bene. No, io per la dottoressa Stica. Ancora, sì. Chiederei un'onorificenza a matti, tipo, non so, cavaliera della Gran Siringa, onore al merito, non so, del Gran Green Pass, sì, una cosa del genere. O, per esempio, il bonus terme. Sì. Sai che... Dove vai? Qui. Però quando c'era Lady Gaga ti avvicinavi, eh? Non me ne sono accorta. Invece quando arrivo io ti allontani. Hai dovere di ospitalità. Cosa fai? Piango. Mi commuovo. Dio mio, va bene. Anche la posizione. Chissà quanto mesi durerà questa cosa, sino alla fine. Vai avanti, sì. No, dicevo che questa settimana, sì, non so se hai saputo, c'è stato qualunque cosa, il bonus terme, sì, il click day del bonus terme. Chiedimi com'è andato. Com'è andato? Vediamo. Bonus terme, sito in tilt e prenotazioni rinviate. Poi dopo l'hanno messo a posto il sito e è ripartito. Diciamo che noi su quel versante non siamo tanto portati. Siamo bravissimi noi italiani, siamo bravi nella letteratura, nella pittura, con lo stesso latte facciamo 10 formaggi diversi, siamo bravi a trafugare i motorini dappertutto, però il click day non ci viene. Anche perché noi italiani, quando ci dicono che possiamo guadagnare dei soldi gratis senza fare una mazza, andiamo giù di testa. Facessero il bonus scorie nucleari, per esempio, tutti si metterebbero dell'uranio in tinello, casa, sì, pur di fregare lo Stato in qualche modo, no? Cioè c'è stato il bonus biciclette, il bonus bici, se fanno il bonus carriola, tutti a comprarsi una carriola. Metti che ci serva. Comunque, questo click day è per avere 200 euro per andare alle terme. Sai che una volta alle terme ci andavano solo gli anziani, tipo te. Sì, cioè, certo. Farsi i fanghi o le, certo, inalazioni, sì, di acqua solforosa che sa di uomo, sì, marcio. Invece adesso ci vanno anche i giovani. Sì, beh, io vedi, ho precorso i tempi. Ecco, ma tu ci sei mai andato? Sono andato, sì. Voi sì, ci siete mai andati alle terme? No, una volta. Vero che sono una figata. A me piacciono un casino, perché intanto entri, sì, e sono tutti in accappatoio. Ti, sì, sembra di essere sul set di un film porno. È vero. Scusami, è meraviglioso. Per quel che ricordo, i film porno non hanno l'accappatoio. Sì, non è, cioè, che stanno con Walter per aria sempre. A un certo punto sono meglio. I costumi non sono un problema, ecco, diciamo. Comunque, accappatoio taglia unica, sempre, che, cioè, se tu sei Benicio del Toro ci stai comodo, sì, ma se tu sei me, per esempio, o qualsiasi altra donna, cioè sembri cucciolo dei sette nani. Le maniche a proboscide e le tasche ti arrivano all'altezza delle caviglie. Eh sì, perché non è che possono avere le taglie. E anche le ciabatte. Le ciabatte, anche lì, taglia unica, che sono così, praticamente degli sci di fondo, impronte dell'uomo di Neanderthal, che le dita dei piedi fanno... che poi il ricciolo ti passa sotto e te le pesti. Di Aladdin. Allora, e il percorso prevede, prima di tutto, doccia sensoriale. Lo sai qual è? No. Allora, praticamente una doccia normale con delle lucine che si accendono, gialle, rosse, verdi, verse, che io non ho mai capito perché, per quale motivo, se luci che si accendono dovrebbero darmi tanto benessere. La cromoterapia. Ho capito, ma allora mi metto davanti al semaforo in un giorno infatti, di pioggia, infatti, ed è uguale. Io, sai che lo faccio, esatto, sempre? Lo faccio sempre, anche oggi l'ho fatto, sì, sì. Esatto. Se no c'è la doccia scozzese, sì, che invece è quella più... più elegante. Sì, quella storica. Quella qua. A quadretti, sì, certo, come i chi. Guarda che cretino, eh. Quelle battute lì non le faceva con Lady, eh. Va bene. Comunque, la doccia scozzese, lo sappiamo tutti, è quella con acqua calda, fredda, fredda, calda, calda, fredda, che non è un trattamento, è una selezione naturale. Sì. Ti fa bene se sopravvivi. È un po' come fare il militare nei lagunari. Sì. Ecco. Poi, per esempio, c'è l'idromassaggio, sì, che è anche molto bello, perché l'acqua è molto calda, 38 gradi, ed è figo, perché tu poi esci, ti scolano come gli spaghetti, sì, perché c'è la pressione a 5, cioè ti senti proprio svanire, e se hai 50 anni ne dimostri 80. Piace molto ai maschi, perché si mettono davanti al bocchettone delle bolle, è vero?
Ma quante... Perché gli mette gli amici quante... di Maria in... Ma quante sai come le palle dell'otto? Ma quanto sei sciocca? Ma non l'hai mai fatto? Ma no! Ma figurati, non ci credo. Vai avanti. Poi c'è la sauna, che è facile, perché la sauna è no, praticamente... Io non posso, la pressione non posso. No. Sì, e sì. Ti siedi, cioè praticamente no, consiste no, nel manca proprio sudare. Se la di pressione non posso, la sauna fa troppo caldo. Comunque ti spiego. No, ma tanto non mi serve, che non ci vado, perché non ho la pressione. No. Comunque volevo dirti sì. Che se tu ti metti lì sì. Insieme ad uno che suda, non è proprio un'esperienza piacevolissima. Immagino, no? Perché già sudi tu, ti viene il laghetto nell'ombelico. No, ma Luciana! Poi, no, è così. Orrore. E poi esci, e la cosa impegnativa è che tu esci e non ti ricordi quale è più il tuo accappatoio, perché sono tutti uguali, e dici, minchia, adesso prendo quello che io ho visto, che c'aveva i funghi nella schiena, come le Galapagos, l'ho visto. E poi arrivi ai massaggi. Il massaggio, intanto ti devi mettere un paio di mutande di carta, che non è che proprio... C'è la piacevolezza, no? E non sai mai qual è il davanti e qual è il dietro. Dici, ma io ho tanta roba però davanti. No, non posso mettere questo. Insomma, dietro devi mettere la filura qua dietro, è sempre un lottatore di sumo. Poi arrivano i massaggiatori che hanno un'unica caratteristica sempre, hanno le mani fredde, gelide sempre. Poi ti dicono, scusi, hai un po' le mani fredde. Allora, se hai le mani fredde, lavora con le trote congelate, non fare i massaggi. Ma sembra che, non so, la mattina arrivano lì e dicono, ha le mani in temperatura mia? No, le mette su sto sacchetto di spinaci Orogel, che così sono belle. Ma tutte a congelate. Te capitano. E vabbè, comunque poi tu ti sdrai e cominciano a massaggiarti, a dissodarti, come facevano i pionieri americani con le terre del sud. Però a quel punto lì tu devi scegliere il tipo di massaggio, perché non c'è un unico massaggio, ci sono tanti massaggi. E devi, c'è proprio una specie di menù, di scelta, no? Per esempio c'è... guardi, abbiamo il massaggio Chichuan col tiraggio del nervo sciatico con olio di papaya e gel di caco. Se no può farsi il trattamento Sgoing col tiro del collo da un professionista di Giacarta. O il massaggio Ping Ping Ping, che consiste nel farsi pizzicare i testicoli con le tenagliette del benessere dell'isola di Giava, perché ci sono miliardi di massaggi diversi che tu li provi tutti e sono tutti più o meno uguali, diciamo. Non vedi la differenza. Se no può farsi il peeling con le pietre, che alla fine non ha più un corpo ma un campo di addestramento di un geologo. Tutto questo, scelga la musica di sottofondo. Guardi, abbiamo rumori del bosco, vento tra le fronde, canto del picchio nero, ranfio della talpa, tuffo dell'airone, frinire del ratto in trappola, sinfonia dei capodogli innamorati e poi tanta, tanta, tanta acqua che corre. E quella è bella perché ci sono ruscelli, pioggia, cascate, ti viene una voglia di fare la pipì che ti... Dopo 8 secondi vorresti morire. Pensi soltanto, non la tengo, non la tengo, non la tengo, non la tengo. Tutto così fin quando arrivi finalmente all'aperitivo, perché volevo dire a quelli che hanno preso il bonus terme, che magari non sono mai andati, che l'obiettivo ultimo di tutta questa roba è l'aperitivo, cioè è l'aperitivo che è la cosa più però mostruosa e abominevole, perché la gente è sfiancata a stare in mezzo a tutti questi vapori. Alla gente viene una fame lupigna che mangerebbe proprio anche il vimini degli sgabelli. Infatti chiediti perché alle terme non ci sono le piante vere, le mettono finte, perché le hanno brucate tutti quelli che sono andati alle terme. E poi tu ti aspetti che portino, non so, della porchetta, invece ti danno germogli di rafano, foglie di timo glassate, spighe di grano brisè, un crostino che ha visto il pomodoro passare così... E non si è fermato niente. Quando arrivano i grissini, piangi come Lady Gaga, proprio il grissino proprio ti muove l'anima. Gente che viaggia con mazzi di grissini così tra le mani come se fossero torce olimpioniche, e poi le scaglie di parmigiano. Le scaglie di parmigiano è proprio l'emozione, ma si chiamano scaglie perché la gente si scaglia proprio sopra. Quindi mi aspetto che queste terme, che sono state chiuse per tanto tempo, finalmente rifioriscano e tutti possano sudare e mangiare scaglie di parmigiano a strafottere. Sì. Ok? Bene. Bene. E per chiudere sì. La rubrica salute e ambiente, sì. Volevo dire che volevo parlare del colpo di scena Glasgow.
non so se hai sentito, certo, colpo va anche molto bene come parola, questo colpo di scena che ha sconvolto la conferenza sul clima, e dico che io lavoro da tanti anni e non mi è mai capitata una notizia del genere, e mi sono veramente molto emozionata. Vediamo la notizia. Glasgow, il petto di Joe Biden ha sconvolto Camilla, lungo e rumoroso, la duchessa ora non smette di parlarne. Vorrei anche segnalare la fotografia che ha scelto il Fatto Quotidiano, perché fotografa bene il momento. Biden che fa, oh minchia che cosa ho fatto, e lei che guarda la faccia sconvolta di lei, ancora più ossigenata tra l'altro, e lui che fissa un punto perché ha sentito cose che non avrebbe mai voluto sentire, no? Ma poi la cosa che fa ridere è che sconvolto Camilla, lungo e rumoroso, ma rumoroso, cioè io mi chiedo in che senso, cioè quale senso? Ma no, tipo che a Glasgow hanno alzato gli occhi al cielo e hanno detto, ma tuona ed è sereno, vuoi dire che Biden per esempio, oppure Ciana, è una china molto pericolosa, lo so, però amico mio, ti saresti mai aspettato una notizia così? Tu pensavi che io non ne parlassi? No, alle pazienze. No. Cioè, ha sentito il suo colpo e qualcuno avrà detto, di ma hanno riaperto la caccia? Ah, ma forse sì, perché sento odore di lepre morta, può essere. Ma e questo rumore? Ma deve essere il jet di Sarkozy che ha bucato la barriera del suono. No, ma poi lunga secondo quale metro di misura? Vabbè, basta, Luciana, cioè, no, cambiamo non discorso. Non è un colpo di cannone, sì, del giannuccolo, proprio, sì, tipo la moto, sì, Harley Davidson. Mamma mia. Capisci la povera Greta? Altro che bla bla bla, quelli fanno pro. Vai avanti. Altro che i jet che dicevo la settimana scorsa, figurati. Ecco perché l'America è uno dei più grandi inquinatori del mondo. Basta! Già solo il presidente inquina come un cinquantino, Ma... ma amore, è così, No, ma io voglio sapere esattamente com'è andata. Cioè, no, se erano seduti vicini ed è partita così dal niente la Big Potato, oppure a un certo punto lui si è chinato così dicendo, ma hai sentito anche tu, come è scoppiata la bomba atomica? No, ecco perché Boris Johnson è sempre tutto spettinato. Adesso si capisce come mai. No, ma poi nell'articolo è la duchessa ora non smette di parlarne. Si vede che non ne ha mai sentita neanche una in vita sua, Sai, la duchessa di Cornovaglia, magari, che ne so, a Buckingham Palace tengono tutto stretto, gli viene la voce in falsetto come Elton John. Cosa mi guardi? No, niente. Hai paura, eh? No, terrorizzato, non ho paura. Sai, i rumors di palazzi. No, ma guarda anche la faccia di Carlo. Secondo te, scusami, Carlo... mai, cioè lui non ha mai, cioè, ma non lo so, ma, non è, ma è un argomento, ma stanno insieme una vita, non avrà mai sentito Carlo suonare la cornamusa, ma tra l'altro è anche vegetariano, quindi, ma cioè, perché devi affrontare questo argomento così lungamente? Ma no, voglio capire, perché magari si mette il kilt, lì c'è una circolazione d'aria diversa. Abbi pazienza, scusami, e anche lei, cioè, non è che a me, sai cosa spiace tanto? Per la moglie di Biden. Perché la moglie di Biden, o lui dorme oppure spetarda. Guarda, poi la Casa Bianca, che secondo me non è neanche più tanto bianca. Basta, Luciana. Dovevi chiedere a Lady Gaga se lei ha avuto anche quell'esperienza lì tra le tante. Vediamo la foto di Lady Gaga. No, basta. Guardala con la mascherina. Secondo te, mica per il Covid, per colpa di Biden. Basta. E direi di sì, cosa vuoi fare ancora? No, vi faccio solo vedere cosa succede. No. Perché il proverbio dice bene, no, basta un battito d'ali, no, a Caracas, no, perché scoppi la tempesta a Pechino. Basta un petto di Biden a Glasgow. Guarda che cosa è successo a Genova. Mandami il video per piacere. Guarda questa partita di calcio. Guarda che sconvolgimento della natura. Capisci? Hanno giocato una partita a Genova nello stesso momento, esatto, due squadre giovanili, e non si sono fermate. La giustificazione è stata perché avevamo pagato già la caparra e quindi abbiamo già affittato il campo. Cioè, ci manca che ci sia il portiere attaccato al palo come il capitano Acab. Ma ti pare? Ma perché sono giovani, ma facciamoli sopravvivere, ma ti pare normale? Pallanuoto. Lucianina Littizzetto.
Vieni, Lady Luciana! Lady Luciana! Lady Litty! Grazie Lucianina! Pubblicità!